abbiamo in totale 103 odie distribuite in 4 libri, i primi tre pubblicati nel 23 avanti Cristo, il quarto pubblicato 10 anni dopo nel 13. Numerosi sono i temi in esse trattati: la brevità della vita e la fugacità del tempo, la moderazione e l'autosufficienza, l'amore e l'amicizia, l'impegno civile, la religione di Dei, Malpino, il protagonista del Convivium, insomma il simposio romano, il dono prezioso di Dioniso Bacco, apprezzato persino dall'austero Catone il censore, il vino capace di lenire almeno per un poco le sofferenze e di stendere l'oblio sui mani degli uomini, e quello è il tema sicuramente prevalente, anche perché spesso fa da sfondo e si intreccia con le altre tematiche. Basti pensare, ho fatto un rapido calcolo, basti pensare che almeno 15 ore su 38 odi, che sono quelle che compongono il primo libro, quindi almeno 15 su 38, che sono solo quelle del primo libro, parlano o hanno a che fare con il vino. E allora cominciamo subito questa carrellata di vini, e premetto subito, non temete che non mi soffermerò su tutti, non c'è il tempo, ci vorrebbero veramente giornate e giornate. E ne ho scelto quelle che io ho reputato più significative, e alcune veramente molto famose. Però prima di cominciare questa carrellata è forse necessario dare qualche informazione che probabilmente renderà il mio discorso più agevole, perché eviterà qualche fastidiosa spiegazione, insomma. Allora, quali sono i vini citati da Orazio nelle odi che io ho preso in considerazione? Ecco, sono 4-5 vini, sono vini laziali e sono due, il Cecupo e il Formiano. Insomma, il Cecupo era forse il più pregiato di tutti, era il re dei vini dei Romani, e lo anticipo subito, con il Cecupo si prenda per la morte di Cleopatra nella famosa Ode 36 del primo libro. Un altro vino laziale era il Formiano. Poi sono citati tre vini campani, che sono il Caleno, il Falerno e il Mastico. Fra questi tre, il Falerno che Orazio definisce severus, insomma robusto, forte, a un certo punto soppiantò il Cecupo quando quest'ultimo non venne più prodotto e diventò il Falerno il vino degli imperatori. Poi Orazio cita, come dico, perché è sempre pregiato il Caleno, cita il Massico, e questi sono vini pregiati e diciamo italici nostri. Poi viene citato un vino straniero, un vino egizio, il Mareotico, sempre un vino molto pregiato, ed è il vino che sconvolge la mente di Cleopatra, dice Orazio. Questo vino era prodotto nel Basso Egitto, nella regione circostante Alessandria, ed è un vino veramente, anche questo, molto molto pregiato, il vino amato da Cleopatra, perché la propaganda austea fa di Cleopatra come una regina dedita anche al vino, insomma, amata. Poi c'è posto anche per i vini, diciamo, meno nobili, c'è posto per il vino della Sabina, definito da Orazio il vile Sabino, forse per modestia, ma comunque il vino è un vino leggero, di qualità diciamo mediocre, però è un vino prodotto da Orazio stesso, quindi questo è il valore aggiunto. Poi c'è anche il vino di Lesbo, un vino leggero definito l'Innocens Lesbium. Allora, il vino è l'essenza stessa, il simbolo del convivio. Il convivio è praticamente il simposio, il corrispondente latino del simposio greco. Però già nell'etimologia c'è una leggera differenza fra la concezione latina, diciamo, e quella greca, perché il simposio greco, l'etimologia qual è, siun, e poi po, che è una radice del verbo pino, bere, quindi la parola greca pone l'accento sul bere insieme. Il corrispondente latino è convivium, cum vivere, vivere insieme, perché i latini, ecco, ci puntano soprattutto su questo, sullo stare insieme, quindi
Il convivio era vissuto dai romani come un momento di gioia condivisa, di sereno ritrovo di amici sinceri che grazie anche al potere liberatorio possono per qualche ora vivere in una dimensione diversa, più serena di quella consueta. O comunque questo è il banchetto descritto da Orazio. Quasi più ho l'impressione che sia un banchetto un po' più leggero, più spensierato rispetto a quello greco, dove spesso si intrecciavano discussioni di letteratura, di filosofia, di politica, insomma, basti pensare al simposio di Platone. E, nel simposio, nel banchetto non bisognava esagerare ovviamente col vino. Il vino può scatenare istinti bestiali ed essere causa di risse, di distruzione e di morte. E proprio l'abuso di vino, insomma una solenne spornia, fu la causa di una famosa vicenda del mito, la guerra tra i centauri e i lapidi. Il mito che cosa ci racconta? Che durante le nozze di Pirito e Podamia, i centauri, queste creature dal corpo equino, e dal busto e dalla testa d'uomo, eccitati dal vino, tentarono di violentare la sposa e anche le donne dei lapidi, innescando così una colossale rissa e una sanguinosa guerra ricordata da Omero nell'Odissea, ma ricordata da Figlia anche nei Fregi del Partenone e comunque citata anche da Orazio nell'Ode 1.18. E il tema, quindi il vino è ambivalente, perché legato al vino ci sono appunto i rischi. Quindi i rischi del vino è presente in numerosi testi lirici greci, arcaici, lo dico ecco già in premessa perché, come diceva prima la preside, il nostro Orazio ambiva a diventare l'Alceo romano e sicuramente si è ispirato, anzi sicuramente conosceva i lirici arcaici greci del VII e VI secolo e li ha riprodotti nella sua poesia. E allora, nei testi dei lirici greci arcaici, Alceo, Teomites, Anacreonte, che fanno? Da un lato si fa l'elogio del vino e del banchetto, ma dall'altro si raccomanda moderazione e misura. E per tutti, così voglio citare l'aristocratico Teomite che dà questi consigli. Dice: non mi ubriaco, ma non sono asterio. Chi del bere va oltre la misura non è più padrone della lingua e della mente. Dimenticavo di dire che sto la traduzione è quella di Filippo Maria Pontani. Quindi chi del bere va oltre la misura non è più padrone della lingua e della mente e dice enormità. Chi ha i sobri fa lo schifo. Lo dice Pontani, lo traduce così, padrone della lingua e della mente, quindi chi del bene va oltre la misura non è più padrone della lingua e della mente, e dice enormità chi ai sobri fanno schifo, agisce spronzo senza alcun ritegno, e se prima era saggio allora è stupido, lo sai, dunque col vino non esagerare. E poi continua, un po' di lodo vino, un po' di critico, del tutto non mi riesce d'odiarti o d'amarti, sei male e bene. A ragionare con misura, chi può lodarti, chi può biasimarti? Insomma, se si alza il gomito, il simposio diventa sfrenato, violento, selvaggio, alla maniera dei conviti scitici. E sono i conviti condannati, biasimati dal poeta Anacreonte in un famoso frammento nel quale divini anche una sorta di galateo del simposio. E infatti, rivolgendosi al giovane coppiere, al Pai, che poi diventa puer in latino, gli dice: versa 10 parti d'acqua e poi di vino 5 parti. La proporzione quindi tra vino e acqua è 1, 1 di vino e 2 di acqua. Con misura, senza iubris, è la parola greca, voglio ancora batteggiare. Poi, Sofia, ora non più tanto strepitiamo e schiamazziamo, tracannando come l'uso degli sciti, ma beviamo sosteggiando tra becanti. Insomma, l'uso, ecco,
di bere vino, vino puro, vino schietto, che i latini chiamavano merum, è proprio, prendiamo proprio delle popolazioni civili, dei barbari anacreonti, dice appunto degli sciti. Allora, passiamo al nostro Orazio. Ovviamente anche il nostro Orazio, il cantore della moderazione, non può che condannare un banchetto selvaggio in cui sotto l'influsso del vino si scatenano gli spinti peggiori che spingono i commensali alla rissa, secondo un costume appunto delle popolazioni incivili. Dove troviamo la condanna di questo tipo di banchetto? Lo fa nei primi 10 versi dell'Ode 27 del primo libro. Ecco, io ho fatto delle fotocopie con questo latino che non leggerò, per ovvie ragioni mi limito soltanto a leggere qualche verso nella traduzione di Tito Colamarino che traggo dall'edizione dell'Utet. E quindi cosa dice nei primi versi, l'ode non l'ho riportata tutta, di questa 27esima ode del primo libro. Allora, Orazio sta entrando, ecco, Orazio, descriviamo un po' l'atmosfera, lo sfondo. Orazio sta entrando in una sala in cui si svolge un convito che sta per degenerare in rissa. E quindi non è un banchetto civile, che cosa fa? Rimprovera i sodales, i commensali, e li invita a deporre questo sconveniente comportamento proprio, dice Orazio, non degli sciti, ma proprio dei traci. Perché che cosa gli è accaduto evidentemente? Perché nel mondo latino, al tempo di Orazio, gli sciti non sono più visti come una popolazione incivile, questo lo possiamo vedere anche in una ode di Orazio, la 24esima del terzo libro. Quindi sostituisce agli sciti, esempio di popolazione incivile che banchettano in maniera selvaggia, sostituisce quello dei traci come esempio negativo. E leggo appunto in italiano la parte iniziale dell'ode 27esima del primo libro, che dice Orazio: è costume dei traci far battaglie con danze nate per l'allegria. Cessate la barbara usanza e tenete lontano da risse sanguinose il verecondo bacco. Quanto profondamente contrasta col vino e con le lampade il pugnale dei Medi, che è la Cina Cess. Moderate, o amici, l'empio schiamazzo e restate coi gomiti appoggiati ai cuscini. Insomma, rientrate nei ranghi e non muovetevi, e il banchetto deve continuare in maniera civile. Come dicevo, lo spunto è di Anacreonte, ma qui troviamo la sostituzione in Orazio degli sciti con i traci. E poi da notare che al verso 3 Bacco è definito verecundus, perché appunto si indica il Bacco verecundus è quello, diciamo, i cui effetti del vino sono positivi, ed è il vino che scioglie gli affanni e toglie le inibizioni, ed è in contrapposizione quindi al Bacco in verecundus, che fa perdere il senso del limite e annulla ogni ritegno. Questo del Bacco verecundus è una concezione, diciamo, più moderna di Bacco, è il Bacco che ama la moderazione e odia il sangue, la stessa che appare nell'Ode 1.18, che ho riportato, sì, in cui si elogiano immunera i doni del modicus liberus, immunera del Bacco di libero Bacco, che è diventato sobrio, che ama la moderazione, e immunera di cui, dice Orazio, purtroppo non possono godere gli astemi, e quasi quasi provo un po' di compassione per questi astemi che non sanno che cosa si perdono, appunto immunera di doni di Bacco. Nei versi iniziali dell'Ode, vediamo un po', descriviamo l'atmosfera di quest'Ode 18.1,
Nei versi iniziali dell'Ode, Orazio invita l'amico Quintilio Vario, che possedeva dei poderi non lontano dalla villa Sabina, donata al poeta da Mecenate, lo invita, questo amico, a piantare prima di ogni altro albero la sacra vite, perché per gli astemi la vita è molto dura non potendo godere dei benefici del vino. Soltanto con il vino, infatti, scompaiono le preoccupazioni che ci tormentano. Orazio dice, nemo mortaces, aliter et fugiunt solicitudines, insomma, le preoccupazioni mortaces gravose possono essere cancellate e eliminate soltanto col vino. Chi infatti, dopo aver bevuto blatera di milizia e povertà? Leggo qualche verso di quest'ode. Nessun albero prima della sacra vite tu pianterai, o varo, nei fertili dintorni di Tivoli e presso le mura del Catilo, giacché agli estremi la divinità tutto presenta difficile, né con altro mezzo, se non col vino, scompaiono le preoccupazioni che mortaces che ci tormentano. Poi vado un po' più avanti, ma che nessuno trapassi il segno nel godere dei doni di Bacco. E questo è il Bacco, appunto, modicus. Ma che nessuno trapassi il segno nel godere dei doni di Bacco, il quale ama la moderazione, e che ami la moderazione ci ammonisce la lotta combattuta durante il convito, la lotta insomma scatenata durante il convito in cui si festeggiavano le nozze di Pirito e Ippodamia, in quella rissa che provocò la guerra tra i centauri e i Latini, di cui ci siamo già occupati. Allora, per Orazio, quindi, ovviamente questi banchetti rissosi non sono proprio insomma delle popolazioni civili, anzi, per Orazio il banchetto più è semplice e più è nelle sue corde. Esemplare è quello alluso nell'ode conclusiva del primo libro, la 1.38. È già la posizione, essere l'ode di commiato del primo libro è già significativo dell'importanza che Orazio conferisce a quest'ode. È l'ode famosissima, è l'ode che comincia con Persico sodi puer apparatus. Odio, dice Orazio, il fasto, gli addobbi persiani. Allora, questa breve ode è la 38esima. Questa breve ode praticamente è composta da due strofe. Nella prima si condannano i banchetti sfarzosi, evidentemente a Roma. Durante nel periodo di Orazio si erano affermati questi tipi di banchetto, che un banchetto così sfarzoso era diventato uno status symbol, era degradazione comunque del banchetto secondo Orazio, e questi banchetti dovevano essere indicatori della ricchezza del padrone di casa, che cercava di stupire gli ospiti con il fasto esotico dell'allestimento e con una scenografia artefatta e ricercata. Nell'ode questa scenografia artefatta e ricercata è simboleggiata dalle corone intrecciate di tiglio e dalla rosa fuori di stagione. A questo convito Orazio contrappone nella seconda strofe il suo, che è impreziosito soltanto da un semplice e umile ramoscello di mirto. Ed è indimenticabile l'immagine finale di un Orazio intento a bere sotto un folto pergolato mentre un giovane cocchiere mesce il vino. La possiamo leggere molto breve. Odio, o fanciullo, le pompe dei banchetti persiani. Mi spiacciono le ghirlande intrecciate con fili di tiglio. Lascia di cercare in qual luogo si trovi la rosa fuori di stagione.
desidero che tu, per quanto premuroso, nulla aggiunga al semplice mirto. E poi conclude: il mirto non disdice a te che mesci il vino, né a me che bevo sotto la folta pergola. Vabbè, dicevo prima, è l'ode di commiato del primo libro, quindi occupa una posizione di rilievo, e a quest'ode è affidato, insomma, il messaggio riassuntivo, il messaggio che racchiudeva l'ideale di vita di Orazio. Come tutti sappiamo, che cosa vuole l'ideale di vita di Orazio? Vuole una vita, uno stile di vita e una filosofia dell'esistenza centrata su un'eleganza semplice e naturale, nella quale non entri in nessun modo l'artificio che corrompe e inquina la bellezza autentica. Ora mi piace catturare un'altra immagine di Orazio, quella presente nell'Ode 1.31. Siamo nell'anno 28 avanti Cristo, quando finalmente Ottaviano aveva consacrato ad Apollo il famoso tempio sul Palatino che gli aveva promesso in voto qualche anno prima, probabilmente dopo la vittoria ad Azio del 31 avanti Cristo. Troviamo le versi iniziali dell'Ode con Orazio con la patera in mano, e la patera era una coppa larga e piatta adoperata per le imbagioni agli dei, e mentre offre vino novello ad Apollo. E che cosa chiede il nostro Orazio ad Apollo? Quale grazia chiede? Orazio, sempre coerente con se stesso, chiede soltanto di poter continuare la sua vita sobria e frugale e di poter arrivare fino alla vecchiaia in buona salute, con la mente sana, e di avere il conforto della lira, della poesia. Le ricchezze e le cose raffinate e preziose non fanno per lui. Insomma, spettano ad altri. Leggo qualche verso. Che cosa domanda il poeta ad Apollo, poi ovviamente Orazio, cui è stato consacrato il tempio? Quale grazia invoca l'impando con la patria del vino novello? Certamente non le ricchezze, infatti dice, non le copiose vesti della fertile Sardegna, non le ricche mandre della solate Puglia, eccetera. Poi più giù, potino le viti con la falce calena, quindi vini pregiati, coloro a cui le concesse la fortuna, quindi i campani, e traganni in calici d'oro i vini acquistati negoziando le stoffe di Siria, il mercante divenuto ricco con il favore degli stessi nomi, eccetera. Andiamo più giù. Quanto a me, io mi nutro di olive, di cicoria e di malve facile da digerire. O figlio di Latona, Apollo, concedimi di godere quello che mi son procacciato in buona salute, e soprattutto ti prego con la mente sana, e di vivere una vecchiezza non incresciosa né priva del conforto della lira. E così torniamo ai nostri vini, e per la precisione alla contrapposizione tra vini nobili di cui può disporre mecenate nei suoi sontuosi palazzi, e il modesto vino sabino prodotto da Orazio stesso. È l'argomento della famosa Ode 1.20. Allora, si rivolge ovviamente a mecenate, il vino è rivolto a mecenate, e l'Ode rientra nel genere della vocatio ad cenam, l'invito a pranzo. La cena, i romani, la cena per i romani era il pasto principale, e veniva consumato intorno alle 15, quindi più che alla nostra cena corrisponde al nostro pranzo. Allora, mecenate, quindi questa contrapposizione tra il palazzo sontuoso di mecenate e la villa e la casa, insomma, modesta di Orazio in Sabina. Mecenate a casa sua potrà bere popola, ovviamente anche la sua bellettile è diversa, quindi mecenate nel suo palazzo potrà bere popola, coppe, insomma, pregiate di Cecuco, Caleno, Palermo e Formiano, sono tutti vini molto molto pregiati. A casa di Orazio dovrà accontentarsi del vile Sabinum, offerte in modesti cantari, in modesti boccali. Questo vino non sarà di ottima qualità, ma un ingrediente più che lo rende prezioso. È stato prodotto e imbottigliato personalmente da Orazio quando mecenate era tornato in pubblico dopo una lunga malattia.
ed era forse il 30 avanti Cristo. Insomma, anche se non appartiene ai vini nobili e pregiati, è stato trattato con ogni cura ed è stato debitamente invecchiato. Insomma, l'ha prodotto personalmente Orazio. Inoltre, aggiunge valore a quel vino il fatto di essere stato prodotto in Sapina, in quella villa che ad Orazio era stata donata da Mecenate stesso. E sicuramente era stato un dono molto molto gradito, perché nella Satira 2.6 il nostro Orazio ringrazia Mecenate con la famosa espressione «Operat in votis», questo era tutto quello che io desideravo. Allora, per la precisione va fatta un'aggiunta, che alcuni commentatori pedanti fanno notare che i poteri donati da Mecenate ad Orazio non erano coltivabili a Pigneti, e quindi insomma qualcuno pensa che forse questo dono non era particolarmente, come dire, apprezzato, ma in realtà non abbiamo motivi per dubitare, insomma, che non sia stato gradito da Orazio. In ogni caso, ancora una volta, Orazio ribadisce, attraverso la metafora del vino non pregiato, il suo stile di vita basato sulla semplicità e sul rifiuto del lusso. La possiamo leggere in breve. Berrai in tazze modeste il vino scadente della Sabina. Vabbè, forse scadente magari l'avrà detto per modestia in quanto prodotto da lui, però che io stesso riposi in pesciai in un'anfora greca quando al teatro, caro cavaliere, ti fu tributato l'applauso, eccetera. In casa tua tu berrai il cecubo e l'uva pigiata col torchio caleno. Le mie tazze, i cantari, non addolcisce né il vino di Falerno né quello dei colli di Formia, però insomma è stato prodotto con amore, con cura da Orazio, quindi questo è la cosa più importante. E allora, quest'ode, che dicevo prima, è una vocazia ad Cenam, un invito a pranzo, me ne richiama alla mente un'altra, ed è che contiene anche questa una vocazia ad Cenam, ed è quella contenuta nell'ode 4.12. L'invito a pranzo stavolta è rivolta a Virgilio, e diciamo subito che la critica esclude con buone ragioni che possa trattarsi del poeta Virgilio. Intanto è un invito questo molto più leggero, scherzoso, divertente, e infatti è un invito a pranzo di sapore catulliano. Ricorda infatti molto il Carne 13 di Catullo, quello in cui il poeta veronese invita a casa sua Fabullo, ma a patto che si porti da casa tutto il pranzo. Orazio a meno pretese di Catullo, chiede all'amico Virgilio che porti da casa soltanto un vasetto di nardo, insomma un vasetto di profumo, ma in cambio avrà un caratello di pregiato caleno acquistato, sappiamo, ai magazzini Sulpici, che evidentemente vendevano ottimi vini, come appunto il caleno. Però nella seconda parte quest'ode si fa più seria e ritorna ai motivi cari, tanto cari ad Orazio. Il vino donerà nuove speranze e allontanerà l'amarezza degli affanni. E alla fine il tono si fa addirittura malinconico. Virgilio, memore della morte che ci attende, finché possibile deve mescolare alla saggezza una breve stultizia, ma una breve pazzia. E l'ode come si conclude? Dulce est desipere loco. Orazianamente si conclude così. Allora, dulce est è piacevole e anche socialmente ammesso uscire dalle regole consuete, propriamente dice Orazio desipere, folleggiare, però come? Purché in loco, a proposito, nel tempo e nel momento opportuno. Vabbè, leggo qualcosa.
cosa, l'invito al pranzo è fatto durante la bella stagione, in primavera. La bella stagione, o Virgilio ha riportato la sede, ma tu, commensale di giovani illustri, se brami anche da me un vino pigiato a calvi, te lo guadagnerai portando del nardo. Un vasetto di nardo farà comparire un caratello che ora dorme nei magazzini sulpisci. Largo a donare nuove speranze ed efficace a cancellare ogni doloroso pensiero. Andiamo più giù. Dunque non perdere tempo e smetti la smania del guadagno. E memore finché puoi del rogo fumoso che ci attende, insomma della morte, mescola alla saggezza un granello di follia. Fa piacere a tempo e a luogo darsi alla scapataggine. E mi avvio alla conclusione, e quello così mi piace concludere con l'ode già citata 1.37, la penultima del primo libro. È la celeberrima ode che comincia l'unchesta di Bendum. Ora bisogna festeggiare. Ma cosa bisogna festeggiare? Perché bisogna festeggiare? Allora, bisogna festeggiare perché è finito l'incubo per Roma. È morta Cleopatra nel 30 avanti Cristo. È morta Cleopatra nel 30 avanti Cristo. Facciamo un passo indietro però. Facciamo un passo indietro all'anno precedente. Il 2 settembre del 31 avanti Cristo, Ottaviano sconfiggeva a Lazio la flotta di Antonio e Cleopatra. Ma la guerra non era finita, perché Cleopatra e Antonio erano riusciti a fuggire e la guerra esigerà altro sangue e altre sofferenze. E questa è l'atmosfera che si respira nei primi quattro versi dell'Epodo Nove, scritto all'indomani della battaglia di Azio, dove Orazio chiede a Mecenate, quindi dopo la battaglia di Azio. In questo epodo Orazio chiede a Mecenate: o Mecenate, quando lieto per la vittoria definitiva di Cesare, ovviamente di Ottaviano, potrò bere con te nel tuo splendido palazzo il celebre riposto per i banchetti solenni? La risposta è contenuta appunto nei primi quattro versi dell'Ode 1.37, e questa è la risposta, ovviamente dopo la morte di Cleopatra. Ora compagni, è tempo di bere, ora di battere con piede sfrenato la terra, ora di bandire. Era da tanto che si aspettava il banchetto di ringraziamento agli dei con vivande degne dei sali. Prima d'oggi non era lecito cavar dalle dispense a vite il cerbo. Non era lecito perché? Perché la viva, mentre la regina, ovviamente Cleopatra, incapace di moderare le sue speranze, è inebriata, ebria, dice il testo latino, dalla prospera fortuna, col gregge svergognato dei suoi ribottanti custodi, apparecchiava nella sua follia rovina al Campidoglio e morte all'impero. Ma allora, quindi, a Roma era giunta la notizia che Cleopatra si era uccisa ad Alessandria facendosi mordere da un serpente nel 30 avanti Cristo, come dicevo prima, l'anno successivo alla battaglia di Azio. Però per questa regina, lo vediamo nei versi successivi che io non ho riportato, ma per questa regina Orazio nutriva profonda comunque ammirazione, ammirava il suo coraggio, perché più avanti dirà: questa regina sarà definita fatale monstrum, non humilis mulier, insomma una donna non comune e non disposta all'umiliazione, e infatti preferì togliersi la vita piuttosto che ornare con la sua presenza il trionfo di Ottaviano vincitore. Allora quindi, però a Roma arriva la notizia della morte, è giunto finalmente il momento di abbandonarsi alla gioia, perché le guerre civili adesso sono definitivamente terminate e il grido di esultanza ora può levarsi alto e senza alcuna riserva. Finalmente si può cavare dalle dispense a vite il cerubo per brindare la fine di quello che era stato veramente per i romani un vero e proprio incubo.
Orazio, per esprimere i sentimenti suoi e dell'intero popolo, ricorre ancora una volta ad Alceo, riproponendo i versi che aprivano l'ode composta cinque secoli prima dal poeta di Mitilene in occasione della morte dell'odiato tiranno Mirsilo. Alceo diceva, ecco, ora niun crene giusten, ora bisogna proprio ubriacarsi, era una esultanza selvaggia, feroce. E appunto, ma mentre Alceo invitava l'esultanza selvaggia più stremata, la gioia di Orazio è più composta comunque, si inserisce in un contesto che si ispira a un decorum tutto romano. Il vino, la danza, il banchetto fanno parte di un rito di ringraziamento agli dei. Infatti bisogna allestire un sontuoso lettisternio, il solenne banchetto a cui venivano invitati gli dei. Per Roma, con la morte di Cleopatra, era finito un incubo e bisognava degnamente festeggiare e brindare. Io allora vorrei chiudere questo mio intervento con l'auspicio che anche oggi il mondo possa presto brindare per la fine dell'incubo che aleggia intorno a noi, insomma la fine delle ostilità tra russi e ucraini. E speriamo di poter risultare anche noi, come fecero i romani alla morte di Cleopatra, con un fragoroso Nunc est bibendum.